Boom! Subito con le zinne! Subito demonetizzato! Nelle puntate pre-vacanza, Sli! Mio figlio non è bravo! Light, via magna che non pesi un cazzo! Shusha! Con la mano destra risolvo tutte cose! Con la mano sinistra ammazzo tutta gente! Patatina, tu mi hai provocato e io me te magno! M'ammazzo tutti! La nona puntata del libricino del Muori comincia con gli effetti della droga. Vedi? Questo succede se non assumi il fruttosio. Lo vedi che la tua mammina ha ragione? Mangia le verdure e le frutterie. Please light! Sicuro che non mi segue nessuno? Sicuro, sicuro. Ma non è che me lo dici solo perché vuoi mangiare le mele? No, 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 no. Non ci si può fidare di un tossico. Light, t'ammazzo. Mo' più la penna, basta. Non ci arrivo. Va bene. Ma prima dammi gli occhi del Muori a gratis. Non se può fa. Va bene. Ti compro le mele. Fruttivendolo, ti amo. Non ti innamorare che è pericoloso. Tieni, cucciolino. Il frutto del peccato, che buono. Seduto. Ti mozzico la mano, Ah, mo' me stiracchio. Ryuk, qua tocca che te disintossichi, Non va bene che se non mangi i mele puntotta ti riduci così. È un problema serio, ma come raggiungi il quaderno? Ma come puoi ammazzare? Vabbè. Ora che sono libero, ti uccido. Poi te diverti più però, Porca, questo è troppo sveglio. Rivediamo L e un Ciro tutto felicino, perché grazie alle riprese dell'altra volta la sua famiglia è stata assolta con formula piena. L, ascolta bene, mio figlio è assolto con formula piena. Sì, ho capito. Oh, c'è tuffi un TV. Light è, per usare un termine machiavellico, un cazzo di fenomeno. E lo sa che il trucco delle patatine non è abbastanza, dove ha potuto leggere i nomi scritti in grande sulla foto, così è riuscito a ammazzarli. C'erano pure i nomi convenientemente in sovrimpressione, ma non stava messo proprio comodissimo, stava un po' per così. Quindi ha potuto ammazzare solo due stronzi col pacchetto che ha preparato prima. Ho visto che ci stanno i dubbi nei commenti, vi levo subito. Fuori di casa ha preparato il pacchetto, grazie al cazzo che ha preparato dentro casa. Ha visto che ha fatto trovare il punto ciaco da Ryuk, se no che cazzo gli ha fatto cerca fa. E ha potuto mettersi in una posizione dove riusciva a spizzarsi il pacchetto, ma le telecamere non potevano vederlo. Capito come? Light è forte, non lo freghi. Eppure i commenti dei regole dell'altra volta, il proprietario può accorciarci la vita se scrive il suo nome. Non è che l'accorci, te la levi la vita, e grazie al cazzo. Ma che vabbè, andiamo avanti. Come può fa stavolta? Accendo la TV. Ma sa fa? Desterei sospetti e rinchiudemo ogni volta senza vedere la TV al buio a parlare da solo. Bene, effetti. Ieri ho fatto la magia, morti senza vederli. Oggi faccio il tizio normale, che ha accesso alle informazioni. Alcuni li seccherò adesso, altri li terrò a mente con la mia memoria esbedrica, ergetrica, edetrica, elvetica. Con la mia memoria elvetica. E li ammazzerò a caso durante la giornata. Telecamere inquadrate stock Kira, in base alle mie ricerche minuziosissime, soprattutto al bagno quando c'era Saiu. Cosa? Salvini e Di Maio. Ah, all'interno delle famiglie Kitamura e Yagami manderemo in onda un TG creato apposta per loro, con criminali che deciderò io. Se crepano solo quelli per un lasso di tempo, allora c'è sta per forza nella famiglia di uno dei due. No, sarebbe stato un po' piano però, Dalle immagini risultano innocenti. Yeah! Aspetta! Ho detto dalle immagini, Ma quindi sospetti ancora della mia famiglia e di Kit è mort? Con sto nome sospetterei anch'io. Diciamo che c'è il 14% di possibilità. Ma è un numero vero. Shh, ascolta il genio. Qua c'è un problema. L che si è incantato male. Questa è la glicemia schizzata. Pam pam. Watari, chiamate Watari. No, sta pensando. Ah, qua c'è un problema. Come cazzo ammazza questo? Che gli basti solo desiderarlo? Ma allora ce ne dovrebbe avere tre dei desideri e poi basta. Che abbia fatto amicizia col genio. Che sia Aladdin. No, il genio non ammazza. Chi è che ammazza allora? Jaquen. È Aria il killer? Kiraria?
sto a divagà? Forse è direttamente Roll. O comunque un dio, un essere superiore. Se fosse un essere umano, almeno un sopracciglino lo alzerebbe quando stronca una vita. Un piccolo segno di empatia, di piacere, di distesa, di rimpianto, di forse ho fatta la cazzata. Invece niente, fa una piega, chiunque sia. Allora significherebbe che la sua psiche ha raggiunto uno stadio sovraumano. Ah, così li chiami sociopatici, psicopatici, disempatici a stecca? Cosa? Belli, intelligenti, affascinanti, famiglia perfetta. E lei non è sovrumano, è pazzo, fragico da rinchiude. Ma infatti non può essere un dio. Ah beh, ma non per questo, perché a un dio non gli servirebbero un nome, un volto per uccidere. Veramente sì. No, no, non può essere un giudizio divino. È solo l'opera di un bambino che gioca a fare Dio. Da mente sovrumana a bimbo infantile. Elle, fai pace col cervello. Sì, ma comunque te sta a sbagliare, eh. Servono un nome e un volto per uccide. So un Dio, te lo dico io. Stacce. Chi resiste lo catturerò. Con le premesse sbagliate. Ma come? Cucù, Light, è finito il grande fratello. Hai vinto. Light? Light? De nuovo ce l'ha con me! Scusa, stavo scherzando prima, non ti ucciderei mai! Light! Ah, ma dici che ci potrebbero essere ancora delle cimici? Ah, capito, capito. Vabbè, dai, ti è! La conoscenza! Non mi resta altro che usare Papino, che sicuramente sta alla ora pelle, per arrivare a lui. E una volta tolto di mezzo quel manigoldo, sarò veramente il dio di un nuovo mondo! Giorno degli esami, ammissione all'università! Dai in alto! Fagli vedere a tutti! Ma che al solito? Vivete la vostra vita, non va collate, eh? Lo faccio per voi! Sbrigati, sta per iniziare! Non parlarmi o t'ammazzo. 3, 2, 1, via! Tutti gli scolaretti fanno st'esame perché il Giappone è così. Classista bestia! Ogni 3x2 esame per vedere chi è il più bravo. Maronna la pressione! Chissà perché c'hanno il più alto tasso dei suicidi, eh? Forse ho tutte ste aspettative, ma va! Va, tutti infogliatissimi! Se no disonora la famiglia! Mannate a cagare! Tutti nevrastenici, tranne Light. Light l'ha già risorto, va. Così, leggendolo. Già questa la so, questa... Nani? Devi prendere questo esame sul serio, giovanotto! Ok, ammazzo pure questo. Siediti composto. Sono un genio e capisco che non parla di me. Siediti composto? E chi è che si siede in modo inusuale che abbiamo visto? Ma non è possibile, dai. Non io, va più indietro. Ecco. Gli pia un attimo un colpo a quello che tiene la telecamera. No, è la tensione. Sboh. L. Pare che c'ha quattro mani. Ma Cristo, ci avessi avuto gli occhi del muore, era finita la serie. Ma come cazzo si siede quello? E invece è finito solo il primo tempo. Non puoi seccare gli shinigami con saccagnate o pistolettate. Ma c'è un modo per ucciderli. Chi lo sa? Ma, 2-3 puntate lo scopriamo. Le condizioni della morte di qualcuno si verificheranno solo se siano possibili da realizzare per la persona indicata. Per esempio, Freebooter muore dopo aver fatto un meme originale. Non si potrà mai avverare. Regno del Muori. Questi giocano a 3-7 col morto. Per davvero, sono in 3 e parlano di Ryuk, che è lo shinigami più famoso del regno. Solo perché è nato nel regno degli umani, ma la porta è lì grossa così. Ma se vanno annoiate, andateci pure voi. Ma sto umano è uomo o donna? Perché c'ha più del senso. L'umano si è fatto il cane. Lo shinigane. Un patrimonio in mele dovrà spendere finché non crepa. Melista per sempre. Vado a vedere, va. Accuso una capra. Fine. Sotto trama comica. Ti shinigami si sono incoglioniti. Sono finiti gli esami. Light va a controllare se è stato promosso. Promosso e cala divisa. Laurea, muorone, e pace. Gli hanno intestato la scuola. Mi fanno dagli agli anime. Un po' tutte le cose che tutti i 15, 16, 17 anni pare che c'hanno 34 anni. Boh, vabbè. Il modello di Anai Kira. Taglia. Siete stati tutti bravi, tutti Stark. Ma Light è stato il più bravo. Insieme a un altro. Ryuga Hideki. Ma chi l'idol? Tizi giapponesi di teenager sfruttatissimi nel mondo dello spettacolo fino a 20 anni, poi buttati nel cesso. Se vabbè, mo quello è bello e pure intelligente. No, quello so io. E infatti, guardalo. Omonimia. Freebooter. Plot twist maggiore di tutta la serie, è Lego e scarpe.
proprio impegnando per questo caso. Con le scarpe, sta soffrendo tantissimo. Con questo devo dividere la scena. Non so io il protagonista, ma è anemico, c'ha qualche malattia. Non attaccare cose strane al dio del nuovo mondo, per cortesia. Discorso di inizio anno. In due, quello ok, sembra proprio il tizio fico stereotipatino. Ma quell'altro, madonna ragazzi, ricoveratelo, mo sviene. E a quanto pare ha evidentissimi problemi motori o alle giunture. Ma come cazzo tiene quel foglio? Dai su, quest'altro è molto più bello. Ricoverate pure a questa, oh. Tagli ogni amicizia con te, Ryoko. Guarda come cazzo si è vestito. Ma non c'è là uno che gli cura l'immagine. Gliel'ha ammazzato Kira. Ha arrestato pure l'armadio. Per me ci sta più a per culo. E infatti sì. Non c'è scritto niente sul discorso suo, sta improvvisà. Me ne sono accorta adesso dopo anni, fa bene pure a me rivederla. Va! Yeah, bravi, bravi. Il Kim va attaccato proprio al cazzo, non menchino. Attenzione, L c'è prova con Light. Ciao! Tu sei il figlio di Ciro Yagami? Tuo padre è proprio bravo. Ma voi? Anche tu vuoi diventare ufficiale? Se continua a star zitto capirà che non se deve accollare. È vero che gli è pure dato una mano in passato a risolvere cose e casi? Senti, sono lusingato ma sono eterosessuale. Non è come pensi. Ti sta interessando molto al caso Kira. Sospettino. Ma invece no, l'hai detto tu che l'ho sempre fatto. Bravo, è giusto. Infatti mi fido di te. Sparata grossa. Bravo stronzo. E ti voglio liberare le cose serie sul caso. Sì, vabbè, mo sa le cose su di me, sul caso. Faccio il vago, che me frega. No, sono curioso. Dimmi pure, prometto che non lo dirò. Non lo saprà nessuno, tranne me. Io sono El liberato. No, no, io sono la decima lettera dell'alfabeto. No, 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 io sono El leggenda. Sì, e io sono l'agenda. Io sono El. No, 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 sono L, capito? Quello vero, no come l'int. Proprio quello che ti sta da caccia. Che ha messo le telecamere. Che ha visto tua sorella f***a. E mo fammi vedere la porca fessa, dai! Ma che cazzo sta di? Non è possibile! E mo che faccio? Gli rispondo, ma io de no. Ma se sospettirà, non devo sudare. Il tempo sta a passare! Devo pensare! Mi serve più tempo! Il tempo si ferma per 2-3 minuti mentre pensa. No, è lui che pensa velocissimo, ma ti fanno vedere il flusso dei pensieri, capito? Però senti, sente pure il ticchettio, cazzo, the world. Se fosse veramente L questo, devo sta calmo. Cosa farebbe il figlio di Ciro Yagami? Sei tu il figlio di Ciro Yagami, sì! Psicopaticissimo! Deve recitare quello che dovrebbe essere in teoria. Vabbè, va. Vabbè, bravissimo Light. Se è vero, io posso solo che dite bravo e dire ad alta voce che c'è un meleto che lo aspetta. Se mi dice cosa legge sulla capoccia di questo e di ricordarsi a inizio puntata chi l'ha salvato dalla dipendenza. Con chi parli? Con te. Sei molto bravo. Ah, grazie. E io vorrei che tu lavorassi con me, Light. Le possibilità che tu sia Kira sono del 31%. Ma sei quello che mi ha colpito di più. Lo vedi, è troppo affascinante Light per passare inosservato. Lui ce la mette tutta, ma è la sua croce. E sei troppo bello di gente principale. Oh, Light, se questa è veramente L, allora... Allora tanto di cappello. Di cappelle. Anzi no, non era quello il senso. Se questo è L, che posso fare? Niente! Non posso fare niente! Se è L, lo ammazzo! Dopo che si è svelato a me, me frego da solo. Se non è L, muore! Dopo che si è svelato a me, peggio me sento. Se ammazzo Ryuki Deki, che è il nome suo, in teoria, quello che ha dato, io mi ricordo la faccia dell'idol. E quindi muore lui! E io sono fregatissimo! Ecco perché si è presentato. Siccome le telecamere sono andate male, è l'unico modo che ha per mettermi sotto pressione. Per farmi capire che sa che io so che lui sospetta, ma io pure. Guarda, una bella festa. Bella Light, se becchiamo, eh. Oh, sta stessa macchina questa, visto?
Ho capito! Si chiama Bruce Wayne! Hai fatto un errore! No, no, no! Mi raccomando, non campare, eh! Va bene, te tengo d'occhio, ok? Ammassa un po' meno criminali. Tenterò! Ah! Sto scherzando! Ho vinto io! Light torna a casa, tranquillissimo. Bella fratello! Rispondi scostumato! È un pochino silenzioso, perché sta pensando. Tutto a posto. È maturato dal pezzo dell'ind scioglievolezza. Quale sarà la prossima mossa? Ah! Quel freebooter di panda! Solo con le zampe candeggino umano a scarto de Tokyo Hotel. Adesso gli ammasso i Ginio Massari davanti gli occhi. No, basta che già abbiamo perso l'ind, eh? Che t'avevo detto? Light è un pochino rosichino, entusiasta. Ci tengo alle cose, va bene? Ok, scus. A posto? Quell'orfano! E allora no, eh? Mi ha fatto fa la figura dell'imbecelle! Nel senso che imbelle? No! So io quello che fa la figura dei coglioni all'altri! Non è colpa mia, mi disegnano così? Da contratto! Ma allora fai io scambio degli occhi del a canna, Ryuk! Dimmi tu il nome, lo sai, l'hai visto! Ryuk, te condanno una vita come Darsim, eh? Te vendo al governo giapponese, un modo lo troveranno per contenerti! Chiedo al quaderno! Non posso, sono imparziale, scusa! Quando cazzo te pare sei imparziale? E poi non lo posso ammazzare! Se non fosse lui, ma una trap? Se hai vissuto centinaia di anni, dovresti essere più sveglio di così! Sei uno spreco di immortalità! Ha proprio sbroccato? Deve morire, ma non può morire! Lo capisci? Sì. E manco posso usare qualcun altro per ammazzarlo, come mi avete detto nei commenti, tra l'altro. Ambulanza! Non ci voglio credere! Non ci sto credendo! Andiamo avanti! Basta lamentarsi del prodotto, eh! C'hai ragione! La verità è che è stato bravo lui! Non mi aspettavo che si presentasse così, senza magnasse due pedoni, boh, diretto dal re! L'avevo sottovalutato! Perché io sono... Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentuoso, empatico, sicuro di sé, elegante, poliedrico e obiettivo! Non è che dico, è stato fortunato, io sono più sveglio. No, è sveglio pure lui. Ti accetto come rivale. Adesso vorrà sicuramente diventare super migliore amicissimo con me. Questa mi ha attaccato al culo. Ordini restrittivi? Ben venga! Questo ride come un pazzo ogni 15 minuti. Me l'ero scordato che rideva così spesso, eh. Io mi sono perso dalla puntata 3, guarda. Boh, questi fanno il contrario che dovrebbero. Vabbè, sei abbastanza intelligente per essere amico mio. Da fuori sembreremo il dinamico duo di geni. Una sitcom. Uno è bello, l'altro strano. In Giappone famo un casino. Kirelle. Ma in realtà è un thriller. Thriller. The one must scoprire the identità of quell'altro. No one può vivere se l'altro survive. Faremo tutto insieme. Giocheremo a tennis. Indagheremo su Kira. Faremo i duo su Fortnite. E a un certo punto gli dirò anche: sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! E dopo che mi dirai tutto quello che voglio sapere, L, morirai. Anzi, prima ammazzo Ernest Cam e poi morirai. Fine! Oh, che bella l'amicizia! La verità è che...私はエルです。